Intanto bentornato il dottore amico Pierluigi Mulattieri. Buonasera a tutti, eccoci in versione estiva, quindi siamo un po' sciallati, ce la stiamo godendo anche noi per le pillole dell'estate e pronti per rispondere alle vostre domande. Ci vedete belli abbronzati, infatti, dicevo. Allora, infatti, saluto tutti comunque già presenti da un bel po', sia Little Susie, Francesco, Eli, Monica, Ili Jazz, Furcia, Gogo, attenzione, Eiffel, nuovo arrivato, Ipazia, Gabri, grande, consapevole, con i 100 bit, un bacione, Sara. È appuntamento tanto atteso, Pier, questo, ormai Stasera. sono anche contento, dico, perché è una settimana quasi che non facevo dirette, almeno mi dà anche il motivo per farlo, perché mi spiace sempre, ieri l'altro pomeriggio ero qua, ho detto faccio partire una diretta, poi ho visto sulla chat tutti al lavoro, chi era in spiaggia a prendere il sole, così ho detto ma no, li lascio tranquilli, però pian piano appena posso ne approfitto. Stasera è anche una tematica che è un po' il riassunto di tutte le nostre 16 puntate. Io amo. Quindi parliamo di amore, parliamo di quarto chakra, parliamo di relazioni, quindi anche di relazioni. E una delle cose interessanti è anche vedere perché ce le sabotiamo, no? Noi continuamente siamo dei grandi maghi a sabotarci le relazioni. Quindi stavo stampando anche altre due cose che mi possono servire, così me le tengo sott'occhio. Tac al volo in tempo E reale. sì, in tempo reale perché ho fatto un po' il pigro, ero sul divano a riposare visto che è una giornatissima pesantissima oggi. A un certo punto sono dovuto andare a fare il bagno al lago perché Ma c'è anche un rituale di luna piena, no? Non so se sì, mi l'ho puoi fatto, dire. io l'ho fatto stanotte. Allora, il solito rituale di luna piena, ve lo consiglio vivamente, 1:30, 2 di notte. Se avete un posto che rimane. Per gli uomini deve esserci buio assoluto, per le donne anche all'imbrunire, anche quando comincia a fare chiaro domani mattina va bene, ma per gli uomini mi raccomando che ci deve essere proprio buio, buio, buio. Per fare questo lavaggio, questa cerimonia di alchimia, dove la nostra acqua entra in contatto con l'acqua o del mare o del lago o della piscina, che sia magnetizzata con la luce della luna. Noi siamo proprio in luna piena, la luna piena era stamattina alle 11. Noi abbiamo optato per fare il bagno ieri sera, si può fare anche stasera, per fare proprio cominciare a mollare le rigidità mentali che ci portiamo dietro da questo eccesso di controllo, questo eccesso di ragionamento. Allora voglio partire subito in quarta, perché ascoltando un video di due miei amici l'altra sera e si ragionava sul concetto dell'empatia, sul concetto dell'amore, che è quarto chakra, è l'unione proprio dei chakra, del primo, secondo, terzo chakra, che sono i chakra istintivi, con i chakra del sé superiore, che sono settimo, sesto e quinto. Quindi questo è il chakra che rappresenta l'amore. E volevo fare un'osservazione. Da un punto di vista neurofisiologico, quando parliamo di amore, parliamo di empatia, parliamo di compassione e parliamo di parte destra del cervello. La parte destra del cervello che è quella che è dedicata alle sensazioni del piacere, al sentire, al percepire, all'empatia, quella che è la parte femminile. E allora volevo spostare un attimo alla qualità del nostro pensiero. No? Noi avevamo fatto le nostre puntate con Eros e Thanatos. Per arrivare a che cosa? Alle relazioni felici. Cos'è che ci abbandona? Che cos'è che ci crea problemi nelle relazioni, soprattutto nel pensiero negativo, che va a creare stress e quindi noradrenalina, adrenalina, cortisolo, che poi affaticano il cuore, i reni e tutta una serie di cose che non sono salutari. Abbiamo visto che c'erano tutta una serie di comportamenti che noi mettiamo in campo che vanno a sabotare le relazioni, ma sono proprio quei comportamenti che vanno a creare quelle relazioni tossiche, quelle relazioni dove c'è la rabbia, quelle relazioni dove c'è tristezza e quelle ferite, ve le ricordo, le cinque ferite,
l'abbandono, l'ingiustizia, il rifiuto, il tradimento, l'umiliazione e ragioniamo anche su impotenza, sono quelle cinque ferite, sei ferite, che ci impediscono di vivere i rapporti, ma paradossalmente sono quelle ferite che noi andiamo a ricercare l'alimentazione verso l'altro per poterle comprendere. Quindi noi paradossalmente, inconsciamente, riproponiamo questi comportamenti che sono tossici per capire profondamente il perché. Cioè, di fondo, ogni relazione dovrebbe essere una lezione che ci fa migliorare, ci fa capire il perché è andata male e soprattutto cos'è che dobbiamo risolvere dentro noi stessi per farla andare bene. Quindi questo io amo, in primis dovrebbe essere io amo me stesso. Io mi amo, quindi io voglio stare bene. Quindi anche qua eccezioni positive. Ma cosa abbiamo visto nelle nostre 16 puntate? Che l'inconscio, se c'è una ferita, ti dice, no, te la guardi, te la porti in superficie, ti riguardi la dinamica, se riesci a superare la dinamica, riesci a guarire anche la ferita. E da qui non ne scappi. Quindi comportamenti che possono essere dipendenza affettiva, rigidità mentale, la fuga dalle relazioni, il controllo ossessivo, il masochismo, il vittimismo, fanno comunque parte di quei comportamenti che noi continuamente mettiamo in atto perché noi non ci amiamo. Perché noi non vogliamo, perché noi vogliamo stare male. Attenzione, vogliamo stare male. Qual è lo scopo, e forse l'unico scopo utile a questa cosa, è il capire qual è la dinamica per poi lasciarla andare definitivamente e vivere felici e stare bene. Io merito di amarmi e di stare bene. Ma chi sono io? Chi sono? Sono quel bambino che cerca l'approvazione dei genitori? Anche. Ma sono veramente io quel bambino? No. Sono quel bambino ferito che cerca il riconoscimento da parte del papà e della mamma, che poi cercherà riconoscimento nella moglie o nel marito, perché non ha compreso la dinamica. Allora, se tutto questo non è stato compreso, amarsi diventa difficile e amare l'altro ancora di più, perché si instaurano, si partono queste relazioni tossiche che vanno in conflitto con la nostra parte empatica, con i nostri valori. Mi ricordo una sera la mia collega Gabriella disse: non c'è nessuno veramente cattivo, ci sono tante persone che soffrono. Allora, la cattiveria, quando uno impara che esiste solo cattiveria, risponde con la stessa moneta, perché per lui è l'unica realtà che conosce. Se noi non smettiamo di far andare la mente a mille, quindi a fare controllo ossessivo, a seguire tutte le regole, rischiamo veramente di non mai trovare la nostra parte vera, che è il conosci te stesso, che sono io, quello io vero. Vi avevo ricordato più volte il concetto di Winnicott del vero sé e del falso sé. Il falso sé è quel personaggio che l'attore recita per tutta la vita e poi cos'è che succede? Perde la sua identità e si immedesima nella realtà dell'altro. Questo è il falso sé. Noi siamo come degli attori, dei bambini che non sono mai stati riconosciuti e cercano l'approvazione dall'altro, prima dalla mamma, del papà, poi dal marito, poi da tutti gli altri, senza mai considerare che l'unica persona veramente cui devono accettare siamo noi stessi. Quindi, amore che parte, avevamo fatto anche dei commenti anche abbastanza strong, anche a questo bambino, dall'accudimento che questo bambino riceve, da cosa è successo con la mamma, da cosa è successo col papà, da cosa è successo con la relazione con i fratelli. Ecco, tutto questo mondo avevamo visto che è molto... influenza molto questa condizione delle io amo, perché se io non mi ritengo degno di essere amato, quindi non mi amo, di conseguenza vado a cercare persone, qui avevamo visto la parte narcisistica, che vanno a crearmi dei problemi, ok? Perché paradossalmente io, altro concetto, sindrome di Stoccolma, mi innamoro del mio aguzzino. E qui ancora voglio riportare il tema che abbiamo affrontato anche in una delle altre pillole. Era poi il concetto di dire, qui ho ferito, magari meno ferito di te, vedo la tua ferita, la riconosco più grossa della mia, cerco di aiutarti, ma siccome io rispetto al tuo amato cerco di aiutarti, cosa che lui assolutamente non ha fatto,
tu mi reputi meno forte di lui e quindi scateni tutta la tua rabbia, tutta la tua violenza, tutta la tua tristezza contro di me, e io povero bambino che pensavo di accoglierti per giocare insieme, ne vengo schiacciato, vengo bullizzato, vengo maltrattato quando io avevo l'intenzione di fare del bene. E qui, grandi lezioni della vita, fare del bene fa bene se te l'hanno chiesto, altrimenti rischiate che questo fare del bene a una persona che non ve l'ha chiesto vi presenti un conto di una sofferenza inaudita. Ok? Incominciamo a ragionare anche di autostima, che noi ci meritiamo di essere amati. Riflessione per i compiti a casa. Guardatevi le cinque ferite: l'abbandono, l'ingiustizia, il rifiuto, il tradimento, l'umiliazione. E aggiungeteci anche l'impotenza. Avevamo fatto una serata il concetto della sindrome di impotenza appresa, ma anche il concetto della sindrome dell'impostore. Quindi un po' di riesame sui vari in modo così i compiti a casa. Aspetta un secondo, li fate, scusa. E i compiti in spiaggia li fate bene. Che è saltato un attimo la connessione sulla sindrome dell'impostore, poi è saltata 5-10 secondi. Poi ripeto, penso che forse era l'ultima, però. Stavo chiudendo, vedersi anche Lola, quella che avevamo visto sotto l'autostima prima, la sindrome dell'impostore, la sindrome dell'impotenza presa. Non ci riteniamo degni. Forse sono ancora frizzato? No, adesso si è frizzato ancora un attimo. Adesso ti sento e ti vedo. Se noi non ci sentiamo degni di essere amati, o addirittura non meritevoli di essere amati, è buonanotte che io mi amo. Ok? Quindi anche qua guardatevi qual è la vostra ferita che vi suona di più. E vi do subito una chicca. Quando la vostra ferita che vi suona di più è arrivata alla parte conscia, viene rilasciata. Il problema qual è? Che la nostra vera ferita in una condizione di conscio non la vedete. Quindi tanta meditazione, tanto relax, tanta introspezione, e poi magari a qualcuno, se ha bisogno, si fa anche aiutare, ci arriva prima. Ecco, abbiamo un po' dato i compiti a casa sull'amore, sul io amo, soprattutto io amo me stesso nelle relazioni, che nelle relazioni devono essere espresse in maniera positiva. Cosa io voglio dalla mia relazione? Cosa io desidero da una donna? E così vi faccio un altro piccolo riassunto. Domenica sera ho fatto un giro a una sagra, a una fiera, dove mi ha colpito molto questo modo che le persone hanno di buttarsi nel casino, di buttarsi nell'alcol, di buttarsi nella birra. E mi è venuto un flash con il mio amo, visto anche le mie parti goderecce. Io amo una donna che sa bere champagne e sa godersi la vita. Questo è un regalo che io ho fatto a me stesso come pensiero positivo. Può essere banale, ma nasconde tanti ragionamenti. Bere champagne vuol dire gustarsi un bel bicchiere di vino, gustarsi anche una birra, ma nascondersi, devastarsi nell'alcol, non è un grande gesto d'amore verso noi stessi. Questo è un po' quello che mi veniva da dire in più rispetto alle altre cose. Nel frattempo sono arrivate domande. Sì, ce n'è una di Cost, che adesso ti leggo. Mi veniva una battuta che diceva: una donna che sa bere champagne, nel senso che c'ha i soldi per poterselo permettere, così la prendi già ricca, sei a posto. Allora, anche questa cosa qua è interessante. I soldi sono energia. Se siamo consapevoli del nostro valore, i soldi sono valori, se noi siamo consapevoli del nostro valore, noi diventiamo ricchi, noi produciamo ricchezza. E la ricchezza interiore deve essere proporzionale alla ricchezza esteriore.
Ma se noi abbiamo allineato questo valore, questa energia, ce la facciamo. Ma se noi stiamo ancora litigando col valore dell'energia dei soldi, abbiamo ancora tanta strada da fare. Allora, una donna che ha l'eleganza di bere champagne è come una perla preziosa all'interno di un'ostrica. L'eleganza. Sottolineo l'eleganza. Perché come ci si può ubriacare di birra, ci si può ubriacare anche di champagne. E molta eleganza si perde. L'altro punto del mio io mi amo era cercare qualcuno che ha degli obiettivi. Cioè, una donna che beve champagne con degli obiettivi è probabilmente qualcosa che mi può risuonare, qualcosa che mi riguarda. Quali sono i vostri obiettivi? Quali sono i vostri valori? Abbiamo già visti anche qua, riprendetevi le pillole. Quali sono i vostri valori? Quali sono gli esercizi? Quali sono i vostri obiettivi? Questi altri compiti che potete fare in queste settimane di sole e di mare. E vi ricordo il bagno di luna piena di stanotte. Allora, tra l'altro quella nella prima pillola mi sembra sull'autostima. Che sono questa, che è la quarta, e la prima. Sono quelle con i più compiti a casa da fare. Guardate che poi a settembre vi interroghiamo, se no non vi ammettiamo al corso dopo. Qua Cost chiede perché si usa così tanto la frase io sono così. Scusa. Perché nessuno, guardate che molto spesso, io l'ho visto anche nel Parkinson, non si, guardate che andare a vedere chi sono io crea fatica, è un lavoro, ma soprattutto paura. Perché vi ricordo quella poesia di adesso qui, adesso ve la riassumo perché Nelson Mandela la lesse alle Nazioni Unite, questa poesia di questa poetessa sudafricana. Il senso di questa poesia è che noi abbiamo paura di scoprire di essere potenti oltre ogni misura, che è la nostra luce che ci spaventa, non la nostra ombra. Noi abbiamo paura di essere felici. Ci hanno raccontato tutta la vita che noi dobbiamo essere crocifissi, che noi dobbiamo soffrire, che noi espiamo i peccati di qua, di là, di su, di giù. Ok? E abbiamo paura di essere felici, abbiamo paura di avere ricchezza. Ma la vera ricchezza consapevole, guardate che ci sono fiori di ricchi che hanno la consapevolezza del denaro, lo hanno la consapevolezza, si godono la vita giocando anche col denaro, e non è il denaro che gioca con loro. Quando il denaro gioca con te, tu sei vittima, tu sei schiavo, tu sei preda, e non sei ricco se non ti sai godere i tuoi soldi, sei prigioniero dei tuoi soldi. E anche qua, anche qui concetti molto profondi che poi vedremo il concetto della ricchezza nelle puntate che cominceremo a settembre. Quanto è questo valore che tu hai? Allora, se tu sei prezioso, devi avere in parte a te persone preziose e pietre preziose, sempre in un concetto di vibrazione di energia. Fantastico, ti ringrazio. Pellegrini ci chiedere una piena stanotte, sì, era ieri notte, ma anche stasera, era stamattina l'apice. Sì, perché la luna piena era alle 11:30 stamattina, quindi ieri sera era quasi totalmente piena, oggi è totalmente piena. Il concetto è sempre dei tre giorni, giorno prima, giorno in mezzo e giorno dopo. Hai la massima efficacia, dopo va a scemare, ma lo si può sempre fare il bagno di luna piena. Quindi anche stasera è buono. Mi raccomando, se ci sono domande, dico approfittatene anche sulle puntate vecchie, anche sull'altro format che siamo qui apposta. La pillolina fondamentalmente per YouTube l'abbiamo registrata, dopo ci aggiungerò la chiusura alla fine, così so come fare nei tagli con la frase, guardate in descrizione tutto. Comunque ritrovate tutte le puntate vecchie, le trovate qua anche su Twitch, più comodamente le trovate su YouTube. Per adesso del conosci te stesso solo le pillole, attenzione, le metto qua, perché invece le puntate intere le trovate solo su Twitch. Però penso che a settembre pensavamo di caricarle. A settembre, prima di... Sì, avevamo deciso che prima di iniziare il Conosci te stesso mandavamo in onda anche tutte le puntate, quelle sotto le pillole, perché ci sono dei contenuti che sono interessanti. Mm. Sempre nel discorso io amo, va rivisto il concetto di compassione. Il concetto di compassione non è pietà. Il concetto di compassione è sapere che l'altro dovrà soffrire per fare il suo percorso, e io non farò nulla, lo starò a guardare. Perché ricordatevi che se è un bambino, tutte le volte che lui vuole saltare giù dalla sedia, voi gli mettete il cuscino sotto,
perché non si faccia male, quel giorno che voi non ci siete a mettere il cuscino, lui si butterà da una rupe molto più alta, si farà tanto male e crederà di avere sotto il cuscino. Quindi impariamo che la compassione è vedere l'altro che deve soffrire, perché è il suo passaggio per fare il percorso evolutivo, per comprenderle. Se non te lo chiede fuori, e se te lo chiede, centinlenare gli aiuti che si danno, perché guardate che ognuno che cresce con la propria fatica diventa bravo e ne diventa padrone. Quindi empatia, la capacità di mettersi nel panni dell'altro, empatia, la capacità di sentire il dolore dell'altro. Invece ragioniamo di aridità e dipendenza. Aridità non vogliamo amare, ci nascondiamo dietro, io sono fatto così, perché non voglia. Oppure la dipendenza affettiva. Anche qua il concetto di dare sempre la responsabilità dall'altro, non è che ci amiamo, eh. Sì, in una crescita, quando si parla di consapevolezza, vuol dire che noi sappiamo cosa stiamo facendo. Nella relazione di coppia, la presa di posizione, io, ad esempio, soprattutto nella sessualità di coppia, non è che uno deve sempre giocare che l'altro, far muovere l'altro. La consapevolezza, la responsabilità è un fattore di crescita. Quindi se io ho voglia, io chiedo che sia uomo, che sia donna. Ok, non giochiamo sempre le gattine morte, tra virgolette, di fare andare l'altro perché poi la responsabilità è sua. No, no, io mi prendo la mia responsabilità anche delle mie pulsioni. E questo è il chakra dove noi andiamo a bilanciare le pulsioni, gli istinti del primo, secondo e terzo chakra, e vanno puliti, ripuliti da tutte le varie ombre e portati ai livelli superiori, la comunicazione, la gola, la reggenza e la connessione col tutto. Qui anche qua è un altro cammino interessante. Noi tutti siamo fatti così. Il problema è che noi non sappiamo come siamo stati fatti. Cioè, quella purezza di quel bambino l'abbiamo persa, perché ci siamo messi, come dice Don Miguel Ruiz, ci siamo messi a fare i cagnolini, a riportare il bastone per avere il biscotto. E noi la nostra originalità, la nostra unicità l'abbiamo persa, perché abbiamo deciso che noi non andavamo bene e abbiamo deciso che dovevamo essere come i nostri genitori ci hanno detto. Ok? E dopo, quando è arrivata la crisi, quando i vostri genitori non ci sono più, chi siete? La brutta copia dei vostri genitori o avete trovato l'originale dentro voi stessi? È questo, io mi amo perché io voglio cercare l'originale dentro me stesso. Io mi amo perché ho deciso di avere delle relazioni sane. Io mi amo perché voglio essere felice e sereno e stare bene. Qua c'è una domanda di Sia che chiede, allora, come capire che non è un bisogno, intende la relazione, quindi come capire che una relazione non è un bisogno? Cosa ti aspetti in cambio dalla relazione? Dalla relazione, non dall'altra persona, giusto? Ah sì, ma è lo stesso, se tu ti aspetti qualcosa in cambio dalla persona, indovina che cos'è. L'amare è dare. Il bisogno è io ti do perché voglio ricevere. Nell'amare, l'amare dà incondizionatamente, la mamma dà incondizionatamente ai bambini. La mamma invece ha qualche problema, perché la mamma ha bisogno dei bambini per sentirsi utile, quindi dà perché c'è il ritorno del bambino che si sente utile, non si sente vuota. La madre non gliene frega niente, la madre lo addestra, lo manda in cammino, lo manda avanti della vita e dice adesso tu fatti la tua vita, io mi faccio la mia. La madre è tosta. Quando io faccio qualcosa perché mi aspetto qualcosa in cambio, non è amore puro, è un bisogno. Ho bisogno che tu, io ti do questo perché tu mi darai l'altro. E quindi è uno scambio. Ma uno scambio non corretto, perché se io amo e do senza aspettarmi nulla e l'altro dà e mi dà senza aspettarsi nulla, diventa l'idillio dell'amore, ok? Però quando uno dà perché si aspetta qualcosa altro in cambio, ok? Molto spesso abbiamo visto più altro, non mi tradire, no? È un bisogno, è un amore bisognoso. È un bisogno di non essere tradito, perché se anche lui ti tradisce, vuol dire che riapre la ferita del tradimento e tu se vuoi semplicemente con uno che non ti tradisce, non ti interessa manco chi è.
Uno perché ho la ferita del tradimento, ho sofferto tanto, non voglio più essere tradita, quindi trovo uno che magari ha una pessima relazione con le donne e con gli uomini, non mi tradirà mai perché proprio gli altri non lo vogliono. E lì casca l'asino perché a un certo punto poi l'universo e la coscienza suprema ci si diverte su ste robe e dice ah sì, bene, gli manderò la donna della sua vita, così tu imparerai a capire cosa vuol dire il tradimento. Perché quando tu soffri di tradimento, il primo tradimento che tu hai fatto, l'hai fatto te stesso. E qua ci dice sempre sia. E se il bisogno ce l'hai insito, è meglio stare soli. Tutti i miei amori sono stati bisognosi. Sì, ok, vai avanti. Bene, ti ne sei accorta? Vai a vedere, l'elenco di tutti i tuoi amori bisognosi, qual è il bisogno che cercavi? Perché se ogni amore, tu hai fatto un passaggio evolutivo, hai chiuso un bisogno. Bene, benissimo, grazie, ringrazialo, poi vai avanti. Cioè, qual è il grande problema delle relazioni? Che si incastrano tutti lì, non vanno avanti. Cioè, quando siete in una relazione, questa relazione finisce, bisogna chiuderla. Perché te ne può portare un'altra. Invece no, paura della solitudine, allora io sto lì tutta la vita e sto male. Cavolo, ma è... Cioè, la vita dovrebbe essere felice, è più grande. Io credo che l'unico peccato che l'unico peccato che io riconosco è buttare la vita nel cesso. Cioè, non viverla. Perché ho paura. Questo, secondo me, è il più grande peccato che uno può fare verso se stesso. E qua, riapprofondire la clip numero 2. Sulla paura, mi sembra, vado a mente, era la 2, no? Facciamo sì, la 2 perché noi avevamo fatto il primo chakra. Abbiamo fatto il primo chakra, qui la 2 perché noi avevamo fatto la 3. Eravamo per necessità di esigenze di contingenza del momento, abbiamo parlato di autostima. Però in questo caso è sempre comunque il valore di amore delle relazioni. Fate l'elenco, perché guarda che tu quello che hai fatto, se tu me li guardi, sono tutte esperienze conoscitive. Fatti l'elenco, guardati come ogni relazione che hai fatto, che cosa hai imparato. Pensa lì cosa? Lì, anche i successi. Scusa, pensavo, un consiglio che davamo anche era accettare un po' che tutto sia perfetto così com'è, mettiamola così, no? Così come doveva andare. Quindi, appunto, come dici tu, può essere servito, era necessario, eventualmente doveva andare così, però appunto da adesso in poi, ogni secondo della propria vita, si può scegliere, si può essere consapevoli, prima di tutto di se stessi, di quello che si fa, e dire da adesso non lo faccio più. Qua c'è per esempio un commento simile di Sara che dice, non so se è una domanda o una riflessione, però più sento io mi amo, più mi viene in mente il fumo. Fumo le sigarette da diverso tempo, sono consapevole che è un'autodistruzione, ma non riesco per ora a smettere. È una dipendenza. Allora, qui anche a livello neurofisiologico, le dipendenze sono la mancanza di dopamina nel nucleo accumbens. Nucleo accumbens è una delle componenti del cervello, della parte interna del cervello, quella parte più antica. E quindi qual è il problema? Io devo darmi un piacere, perché piacere non ho. Perché quel piacere, paradossalmente, mi dà la dopamina che a me interessa, e quindi mi fa sentire bene, mi fa sentire felice. Però la dopamina me la mando sul nucleo accumbens, però i miei polmoni pagano il conto dall'altra parte. Ok? Qui è il concetto di dipendenza. Quindi che cos'è che vai a colpire, se vogliamo andare a vedere nella psicosomatica? Ma col tuo fumo vai a colpire i polmoni. I polmoni che cosa sono? La tristezza di che cosa? Di non sentirti amata. Normalmente cosa fanno? Quando è che le persone cominciano a fumare? Quando vogliono sentirsi grandi. Il ragazzino comincia a fumare per sentirsi grande, per imitare il padre o la madre. Perché si fa così. Perché non hanno il coraggio di essere diverso. Guardate che l'essere diverso fa male. Ti lasciano da solo, ti vengono contro. Se tu hai un pensiero diverso, e qua in questi gruppi abbiamo pensieri diversi rispetto alla normalità, ti attaccano. Non possono tollerare, le pecore non possono tollerare che tu, uno, che tu non sia pecora come loro, e secondo, che tu pensi, perché loro non sono in grado di pensare. Allora, abbi il coraggio di mollare quella sigaretta chiedendoti qual è la tua dipendenza affettiva, cos'è che ti è mancato.
Vai a guardare nella tua autostima se c'è il tuo valore in ballo, se tu devi essere quale attore, quale film che tu vuoi recitare, quale personaggio vuoi essere. Perché ricordati sempre che nella tua fantasia, qualsiasi personaggio migliore che tu vuoi essere, ricordati bene che nella realtà sei 100 volte migliore di quello che pensi e di quello che penserai anche di essere. Sì, Sara poi conferma che nel suo caso ha iniziato a fumare per essere grande, indipendente, lontana da mamma e papà. Quindi vedi che era proprio anche il caso preciso. È tristezza. È tristezza, è questo polmone che non può respirare l'aria pura della felicità. Perché? Perché comunque ci sono i dogmi, ci sono dei valori che non sono tuoi, che ti ributtano all'interno della carica della famiglia. Perché tu non puoi goderti la tua libertà, tu non puoi essere diversa da tua mamma, tua papà. Perché tu credi che tu debba essere così. Perché l'esempio, ragazzi, mettiti davanti allo specchio, chiedigli all'altro se è felice, se ti dice di no, prendi e vattene. Cioè, i tuoi genitori ti hanno messo al mondo per essere felice, per fare la tua strada. Se l'hanno fatto per altro, mi spiace, hanno sbagliato loro. Perché tu sei venuta a sistemare i danni che hanno combinato loro nel processo evolutivo animico. Perché fai parte di un gruppo animico. E sei tu che hai scelto loro come genitori, perché attraverso questa esperienza, entro i loro difetti, per te erano una palestra, un addestramento. Ma esci dalla palestra adesso, vai nella vita, perché la vita è divertente. Un punto di vista interessante. Poi nella nostra solita filosofia di facciamo finta che, unendo i puntini con tutte le varie, mettiamo storie, teorie legate anche alla cultura vedica e così, uno può ipotizzare, fare una mappa del territorio più o meno come quella che ci ha mostrato adesso Pier. Tra l'altro è il commento di Francesco di qualche minuto fa che si collega benissimo a quello che hai detto, che dice, cioè, te lo butto come spunto perché magari poi ci correggerai, e dice, però il carattere di una persona è comunque preso dai genitori. Ok, modificalo. Certo che io ho il carattere. Allora, se io prendo un blocco di marmo dalla cava dei miei genitori, è un blocco di marmo preso dalla cava dei miei genitori, ha delle caratteristiche. Benissimo. Vi ricordate un certo Michelangelo? Cos'è che ha fatto? Ha scolpito il David. Eppure quel David, lui dice, era già dentro nella cava dei miei genitori. Però io cosa ho fatto? Ho smussato gli angoli, ho tirato fuori il meglio, ho tolto, ho buttato via l'acqua sporca, ho tenuto il bambino. Allora lì il bambino ce lo invidia tutto il mondo. E tu devi fare questo. Sei il grosso del blocco di marmo, tira via sul plus. Smussa gli angoli, estraiti. Trova il vero te stesso, perché è vero che il carattere te lo dà di base quello, ma è quello che tu devi trasformare. Lo diceva anche Pitagora nel 525 a.C., Pitagora 2500 anni fa. Ok? I primi 30 anni della vita sono legati alla vostra famiglia. Dopodiché dovete smussare gli angoli, far uscire quella statua dai blocchi e farla vivere. Questo è il grande passaggio alchemico. Certo che io ho pescato nei miei genitori, il mio gruppo animico, ho pescato, va bene, adesso cosa faccio? Continuo a fare le stupidate che hanno fatto loro o faccio un piano evolutivo, vado a sistemare gli errori e vado avanti? Certo che è difficile perché papà e mamma sono mito, ma papà e mamma avrebbero dovuto aiutarti a trovare te stesso, ma non ci sono riusciti neanche loro, e tu vieni proprio a fare questo, non a prenderti il fardello dei loro problemi sulle spalle. Smussa angoli, mettiti con lo scalpello, pam 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 pam, e qui un altro meme che mi arriverà, e fatti la statua, ma permettiti di fare la statua come la vuoi te. Cioè, guarda quella statua e dire, wow, sono il più grande artista della mia vita. Se non lo dipingi te il quadro, se non la scarpelli te la tua statua, chi altro lo deve fare? E qui torno. Se tu la statua dell'Inter la fai scolpire a un milanista, ti prenderanno per il culo per i prossimi millenni. L'unica persona che deve scolpire o dipingere il quadro di se stesso siamo noi. Riconoscendoci, guardando, allora mi viene in mente Dorian Gray. Guarda quell'immagine, createla, poi incorporala.
Bellissimo. Possiamo migliorare tutti. Bellissimo, dicevo Pier, questi ultimi 2 o 3 minuti li metterò sicuramente nel pillolone perché sono stati fantastici. Tra l'altro mi viene in mente una scultura che c'è proprio, si chiama forse il putto autoscolpito, qualcosa del genere. C'è questa scultura di un bambino, un putto si dice, no? Non so in fiorentino in che diamine di lingua la usavano, comunque che si autoscolpisce fondamentalmente dal marmo. È bellissimo, ogni tanto quella lì la ritiro fuori anch'io perché è un'immagine molto evocativa, un po' come quella che ci hai messo tu nella mente con queste frasi, stupendo. E mi ha fatto anche sorridere quando hai detto della clip del meme. Ormai Eh sì, conosci la nostra sia. quando faccio questo, poi mi prendono per il culo per le prossime 3 settimane. Fantastica. Ci vuole un po' di serietà, un Un po' po' di di ironia. sorriso. Sì, so. L'ironia va sempre bene. Infatti Costanzo, che è un amico che abbiamo in comune, che ci segue sempre, guarda, adesso sta lavorando un sacco, ma riesce a trovare il tempo di passare almeno per le puntate con te, ci tiene tantissimo. E dice così, stando sull'ironia, io ho bisogno di toccare le pere, sarò malato, quando si parlava di dipendenza. No, ricordati bene, se tu vai a spiaggia dove ci sono le mamme con i bambini, la mamma griderà al bambino: vai solo dove tocchi. E tu prendi, hai preso la lettera, no? Tu tocca. E anche qua torno un'altra cosa che voglio ancora sottolineare nell'importanza di questa cosa. Chi è di cui vi innamorate? La persona di cui vi innamorate è l'eletto. Eletto da chi? Da questo bambino ferito che deve trovare la compagna ideale per i propri genitori in modo da prendersi il bravo, ok? E ha la parte cognitiva. Ogni delusione dice no, deve essere così. Va, va. Quando trova tutti, c'è, questo ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, jackpot. Bomba di dopamina che arriva nel nucleo accumbens. Ti sembri drogato come fatto di cocaina, lo chiami innamoramento. Se è sparato bene, ti dura 3 anni. Dopo che ti è passata, dici: ma sta qua chi è? Mi sono fatto il mio film. Solo che in quei 3 anni cosa ci hai fatto? 3 figli, perché era l'amore della tua vita. Ci hai preso il mutuo di casa. Passato il terzo anno cominciano ad arrivare le rate piene perché la riduzione degli interessi prima era fattibile, dopo 3 anni vedi che con 3 figli non è più fattibile. La guardi e dici: chi sei te? Io non ti conosco. Perché? Perché la dopamina è calata. L'amore è un'altra cosa. L'amore prima deve riconoscere se stesso per poi proiettarlo nell'altro. Altrimenti è tutto un inganno. Guardate che questa cosa dell'eletto è la parte cognitiva che lo fa sui vostri bisogni, non è la parte empatica. La parte empatica, pensate che per le donne fare l'amore con quei 3 anni innamorate con quell'uomo, la parte empatica lo recepisce come stupro, come violenza, perché lei con quell'uomo lì non ci vuole avere niente a che fare. E poi avete vaginiti, avete la candida, avete cistiti, tutta una serie di robe che vi dicono che voi con quell'uomo lì non avete niente a che fare. Eppure io lo amo. È il tuo cervello che lo ama perché ha fatto la tabellina dell'eletto e ti ha dato il 13, il 7 super enalotto, wow, o il 13 al totocalcio. E quando passa, poi te la gratti. Ed è quello che vediamo tutti i giorni. È amore secondo voi questo? Cioè, i fatti, voi dovete toccare. Ha ragione Costanzo quando dice: ho bisogno di toccare. Cioè, la tua donna, il tuo compagno, quando lo tocchi, quando ti avvicini, vai in estasi. Ok? Io ho questa frase pittorica che dico tanto, no? È un astratto, no? Per avere un'erezione, mettiamola così, una ci deve lavorare per mezz'ora. Non so se la donna che ami, anzi, forse sarebbe meglio stargliene lontano. Perché la vera vibrazione, la emanazione dell'empatia dei corpi, quando uno ti si avvicina, il corpo senti il corpo formicolare e dici: oh, cos'è sta roba qua?
ok? E anche qua attenzione da non confondere la vibrazione animica con le farfalle nello stomaco, perché le farfalle nello stomaco sono quel 7 a Superenalotto che dice ho vinto. Le farfalle dello stomaco ti dicono che ti si è, anche questa è un'altra frase che dico, hai incontrato l'uomo col dopo barba di tuo papà quando è venuto a te abbracciato per la prima volta. Allora tu ti sei innamorato del dopo barba come simbolo e lo inconsciamente lo colleghi a tuo padre. Quell'uomo lì non ha niente a che vedere con te se non il dopo barba che aveva con tuo papà. E allora guardate che le memorie del cervello, soprattutto sulle emozioni memorizzate nella pancia, sono queste. Cioè il vostro vero amante avete paura di incontrarlo perché vi cagate sotto di vivere l'amore vero. No, vi cagate, ci caghiamo tutti sotto. Anche sottoscritto ha fatto questo per tanto tempo. Adesso però basta. Ce lo meritiamo. Ce la meritiamo la felicità. Ci si è frizzato un attimo. Meritiamo la soddisfazione, Pier. Anche se dura solo mezz'ora, ma ce la meritiamo. Pier, mi senti? Ti abbiamo allora fatto. Abbiamo il coraggio, abbiate il coraggio di prova. Ripeto? Sì, allora, okay. Perché, sei tornato con l'audio, il video va scattato. Sì, no, sono tornato perché mi stavano chiamando al telefono e il telefono ha portato via la linea. Ah, quindi ecco, torno. Esatto. Da voi. Era problema tecnico, domenica. Eravamo arrivati alla felicità, stavi dicendo. Ce la meritiamo. Senti qua, ne approfitto di un altro assist che ci ha fatto Francesco, che diceva io non mi sono mai innamorato di quel tipo di innamoramento che parlavi prima. E qua allora ti chiedo, è meglio tra virgolette diciamo cadere in questa trappola dell'innamoramento, scambiarlo per amore, oppure è più saggio, è meglio, hai fatto bingo, è più giusto non cascarci? Questo è un ragionamento della mente, e la mente, ricordatevi, si blocca tutto davanti alla paura. Io credo, mio personale, è meglio avere il coraggio di soffrire, di giocarsela. Perché se io sto in panchina, ho perso 3-0 a tavolino. Se vado in campo, magari vinco. E se io vado in campo con paura e l'altro più paura di me non si presenta, vinco 3-0 a tavolino. Allora, io la ritengo che nella vita, la vita va vissuta. Bisogna avere il coraggio di prendere quello che la vita ci dà e avere la consapevolezza di quello che sta succedendo. Dai, poi aggiungo il consiglio a Francesco, secondo me si può sbagliare una volta, se sbagli due volte sulla stessa cosa, allora lì stai... Ma non è vero, hai fatto esperienza, vuol dire che non hai imparato, vai avanti, impara, ma non metterla come fallito, perché se la metti come fallito sei sotto. Stai imparando, come dicevamo prima con l'amica Sia, fatti l'elenco, vai a vedere dove hai sbagliato, migliorati, vai avanti. Guardate che noi miglioriamo dove abbiamo sbagliato, non dove abbiamo fatto bene, perché dove abbiamo fatto bene siamo già capaci, ci dobbiamo allenare sulle cose che non siamo capaci di fare, però se ci mettiamo dentro la cupola di cristallo non viviamo più, se noi non usciamo, non conosciamo, non possiamo avere relazioni. E guardate che è ancora più difficile, quando ero ragazzo io, si andava fuori, si giocava, si parlava, si discuteva, tutto quanto. Cioè, adesso sono tutte relazioni virtuali, e a volte anche malate. Cioè, quando tu dici a una persona, me lo raccontavano delle persone, dei ragazzi, mi dicevano, ma io ho semplicemente detto a quello lì, va bene, beviamoci un caffè. Cioè, questo qua aveva già fatto la lista di nozze. Perché? Perché nel mondo social, se tu accetti di vedere una persona dal vivo, ok, ciao, ho capito, ma siamo matti? Abbiamo il coraggio di uscire, uscite dalla telecamera, uscite, andate a conoscere. Vi diranno di no, benissimo, leggere i grandi numeri, su 1500 ti hanno detto di sì. Ok? E non puoi dire che non hai avuto 500 donne nella vita. Se non gliel'hai mai chiesto, non le hai mai avute, ma se lo chiedevi... Per leggere i grandi numeri, su 1000 donne che gliel'hai chiesto, 500 ti hanno detto di sì. Se no dobbiamo cambiare la matematica. E se 500 ti sembrano tante, te ne bastano anche 300. Ok? Mi sembra già di vedere qualcuno dice, ma me ne basterebbe una. Ho capito, uscite, chiedete. Su 1000. La matematica dalla vostra parte.
Certo che se vai su Mila a chiederglielo nel modo sbagliato ti fa male, perché se qualcuno te lo, ti dice di sì lo stesso, perché qualcuno è messo peggio di te, ok? Però se noi guardiamo dove abbiamo fatto gli errori e alziamo il tiro, il bersaglio lo prendiamo, eh. Sì. Tra l'altro c'era una storia di marketing che forse ho già raccontato in qualche puntata, c'era un esempio un po' simile, mi fa sempre sorridere. Francesco aggiunge: sì, ma mica ci si può innamorare a comando, effettivamente. Che quello è vero. Sì, ma se la paura non ti fa... Perché allora, se ti faccio un esempio, è un'alchimia. È un'alchimia che c'è e nasce, ok? Se però tu davanti hai il coraggio di andare oltre la tua paura... È la paura che non ti ha permesso di innamorarti, è la paura che ti ha bloccato nel chiedere le cose. Abbiamo paura. Io mi sono accorto, scusate, che ho perso delle relazioni importantissime e potentissime nella mia vita, perché io avevo davanti la persona esattamente come me e ho avuto paura di me stesso. Ho avuto paura di andare dentro una relazione e conoscervi. Ho fatto la più grande cavolata che potevo fare. Ho avuto una grande, delle grandi, perché più di una, perché capitano, ne vengono, ma noi scappiamo da queste relazioni. Noi andiamo con le relazioni cui il nostro ego è appagato, perché sappiamo già com'è. Io avevo detto una volta che tutti vanno a letto col nemico e nessuno va a letto con l'amico. Perché l'unica forma di amore che conoscono è l'amicizia. Quindi preferiscono, per non rovinare nemmeno quella, di non andare a letto con l'amico, perché se andassero a letto con l'amico sarebbe interessante. Invece no, tutti col nemico. Sposano la persona che odiano, la persona che sì, va bene, che entra in certi schemi, che il corpo accetta come abusante. Uomini e donne uguale, non è che cambia molto la condizione. Le donne sono un po' più masochiste in questa cosa. Ma ci sono anche degli uomini che ci sarebbe una bella olimpiade da fare. Però è così. Viene in mente la battuta quando dici: ma vuoi fare l'amore, vuoi venire a letto con me? Uno ti dice: no, ma non vorrei rovinare l'amicizia. E gli dici: ma cacchio, trombi così male? Sì, la battuta è questa. Capito? Trombi così male, altro argomento che prenderemo. Sì, siete capaci? O la vostra, il vostro... Allora, io ho avuto la fortuna di incontrare il tantra nella mia vita e ho avuto la fortuna di rivedere quelle erano le mie istruzioni di sessualità, che il Rocco Siffredi della situazione dove noi siamo cresciuti tutti ci ha dato una falsa idea della sessualità. Lui stesso lo dice, però lui dice: a me mi pagavano e vada bene. Però quando ho incontrato mia moglie, questa qua mi ha detto: no, pensa, se tu pensi di fare l'amore con me così, abbiamo finito di discutere. L'amore non si fa così. L'amore è empatico, soprattutto per gli empatici. Per i cognitivi vanno a fare i 100 metri ostacoli, va bene a loro, contenti tutti. Però vi ricordo che il record del mondo sui 100 ostacoli mi sembra che sia 6-7 secondi. Okay? Se vi piace fare sesso così, fate poi voi. Okay? Cioè la maratona prevede il riscaldamento, la corsa, il dopo corsa, lo scarico, e tutto quanto, ma soprattutto richiede un grande amore verso l'altro, una grande voglia di toccare l'altro, una grande voglia di stare insieme all'altro. E queste cose avvengono dopo i 45-50 minuti che una donna è coccolata, se no, col cavolo che vi porta lì. Quindi se a voi piace fare i 100 metri ostacoli, oppure i 100 metri piani, ok, magari arrivare in 5-6 secondi a fare il record del mondo, contenti voi, contenti tutti, però questa è la parte cognitiva. Le signorine dall'altra parte, non lo so. Però se sono atlete anche loro fanno la stessa cosa. Non fanno i 100 metri 2x2, contenti loro, però hanno vinto. Ricordatevi che quello che conta per il cognitivo è vincere. Perché è competitivo. Ho vinto, ho fatto il record. Quanto ci hai messo? 3 secondi. Cosa avevi? La Ferrari? No, la Tesla. Gli ho dato una scossa, le ha fatto... Però ecco, vedi che... come si può dire, che secondo me a volte uno magari può pensare a dire: ok, ma queste cose qui, però, cioè, io comunque così non è che sto male, non è che sono ammalato, non è che sono povero, non è che devo stravolgere la mia vita, ma è proprio lì il punto, secondo me.
di comfort. Esatto, allora, dico, se sei... questo, si può, non è tanto una questione di guarire da qualcosa, che poi alla lunga in realtà ci si ammala, di alcune volte facciamo anche l'esempio, però è proprio di poter stare meglio, perché secondo me le persone non immaginano, uno anche che mettiamo ipoteticamente convinto di stare bene, perché poi magari non si sa e tutto, però sì, sì, sto bene nella mia zona di comfort, ma c'è di più, c'è di meglio. E per ottenerlo lo si può fare così, un po' come sta suggerendo, insomma, il dottor Mulattini. Allora, voi tutti qua siete qua perché avete avuto una crisi. E questa crisi vi ha dimostrato che quello che credevate che fosse la panacea del mondo non era così. Ok? E è per tutti così, più o meno nel tempo. C'è chi lo sveglia con una malattia, c'è chi lo sveglia con un amore infranto, c'è il post-traumatico che ti sveglia. Però poche persone capiscono e vanno per la loro strada, soprattutto le anime antiche che sono qua per fare il loro processo. L'amore nel rapporto con l'altro è l'ultima cosa, siccome è talmente importante, mettono a posto tante cose prima e poi sono pronte, hanno un livello di consapevolezza molto alto quando sono pronte a ricevere questo amore. Le anime giovani fanno la gara, io mi ricordo da ragazzino, per fare l'esempio, cioè io non ho mai affrontato questi cose, cioè sostanzialmente il gioco era corri, prendi la lepre, sposatala, fagli fare i figli. Ok? Dicevo, ma stai sta roba? Cioè tu praticamente, sì, prendi una che ti piace perché è libera, prima la prendi, prima si prendono le più belle, no? Così si sposa e la felicità chi se ne frega, perché beh, sono felice perché è bello, ho pagato il mio ego, guarda che bella donna, guarda che bella di abito bianco. Poi gli chiudi il cancello di ferro, tu stai qui che io devo andare a lavorare, poi quando tu non ti riapro vai a fare la spesa se vuoi, ma ti controllo, ok? Non è che, cioè, boh, a me questa cosa qua non è sembrata molto onesta, sia da un punto di vista dell'uomo, ma anche dal punto di vista della donna, però a tanti piaceva così, però sono tutti quelli che comunque hanno questo grado evolutivo. Vi ricordo un'altra volta che i passaggi di gradi evolutivi non è uno, ognuno ha uno stadio evolutivo. Se noi consideriamo tre grandi macro gruppi, c'è uno stadio evolutivo basso, uno stadio evolutivo medio, uno stadio evolutivo alto, ok? Ma difficilmente quello stadio evolutivo alto è compreso, anzi è impossibile che quello sotto comprenda quello in alto, è quello in alto che deve comprendere quello sotto e avere la compassione e capire che comunque deve andare così, ognuno ha il proprio percorso evolutivo. C'è chi è su questa terra da millenni, che fa esperienze, che ci è appena arrivato, non puoi paragonare le stesse cose. Però i dolori, le ferite, le memorie a livello archetipale vengono riportate. 21:12, eh? Abbiamo fatto quasi un'oretta in pillolona estiva. Se c'è qualche domanda al volo prima che chiudiamo in chat, proprio avete pochissimi secondi, 30, 29, 28. Alberto, che dici, vuoi aggiungere qualcosa? No, io chiuderei qua perché sennò gli annoiamo. Ma senti, e anche quindi... questo, ricorda magari invece il gruppo Telegram che hai aperto nuovo, se qualcuno vuol seguirti, restare in contatto sugli eventi che fai, le cose che organizzi, qualche post che metti, no? Qual è il mio? Il mio è Sciamano Camuno Coaching. Perfetto, Sciamano Camuno Coaching. Poi magari lo aggiungo anche nel comando. Perché non lo ci sono... Vai. Telegram, dove ci sono tutte le cose che ho fatto, ci sono tutte le nostre puntate, ci sono altre conferenze che ho fatto io, tutta una serie di lavori che io consiglio a tutti di andarseli a guardare perché sono molto utili. Cioè, tutto il lavoro che voi potete fare da soli, non dovete pagare, non dovete pagare il tempo di qualcun altro che vi aiuti, ma soprattutto è un tesoro. È come se voi andasse in un fiume a cercare le pepite, sono tutte pepite, sono lì, sono gratis, guardatevele. Perfetto, allora intanto ti ringrazio, poi dicono i Lily Jets, non ci annoiamo, ma infatti mi fanno sorridere, poi io li leggo tutti i commenti. Allora, questo qua, l'ultimo al volo, questo qua di Pellegrin, che ci chiede come si fa a capire quale livello siamo. E qua è la mente, direi. Sì, ma sono le domande che ti poni, cioè le difficoltà che tu hai, cioè... Credo che noi tutti qua siamo usciti dal primo livello, perché siamo qua a farci queste domande, però almeno siamo nel medio. Ok? Ma il gioco è come i livelli di videogame, arrivare sempre a un livello superiore. Noi giochiamo in questa consapevolezza per arrivare a quella dopo, e quella dopo ancora. Probabilmente non c'è un limite, alla, cioè, forse il limite è la divinità assoluta, la divinità del creatore.
però dobbiamo pedalare ancora un bel po'. Per fortuna, almeno possiamo continuare a giocare a questo bellissimo videogioco che è la vita. È un gioco infinito che ti dà, per fortuna, se abbiamo però il coraggio di mettersi in discussione, di mettersi in gioco. Io credo proprio, come anche come diceva Coelho, c'è la nostra rotta la paura. Noi dobbiamo, abbiamo qualcosa che ci fa paura, bene, l'abbiamo individuato, adesso ci andiamo dentro. Bellissimo, sì. Anche prima in puntata, quando hai detto che l'unico vero peccato poi è quello di non vivere, no? E alla fine fondamentalmente io la vedo proprio come te. Credo proprio di sì. E se abbiamo paura di vivere, ragazzi miei, abbiamo già finito. Vi ricordo che una volta abbiamo fatto un seminario, cosa c'è prima della morte? La vita. Beh, io direi che con questo, con questa fase qua, diciamo un attimino leggera, con questa bella chiusura, potremmo salutare. Io ho fatto, prendo il link, vi metto il link della puntata di dopo, perché cosa succede se facciamo finta che ospita Eros Poeta, un amico del canale Mesbet TV da un bel po', amico conoscente insomma anche di Pierluigi, avete fatto una puntata o due insieme sulla piattaforma. Ne ho fatta una. Una sulla nuova medicina germanica, forse avevamo anche chiacchierato. No. Quella sulla astrologia. Avevamo fatto sull'astrologia, che c'era anche Cinzia e Erminia, che avevamo parlato di astrologia. È vero, e poi dopo avevamo fatto una seconda puntata, dopo che loro erano, era ancora i tempi del coprifuoco, dovevano tornare entro le 10, mi ricordo. Sì. Bellissima, e quindi è una puntata che vi consiglio, bella anche lunga, 1:20, quasi 1:30. Egregore e forma e pensiero il titolo, e le affronta abbastanza bene, ovviamente facendo una panoramica dall'alto, principalmente contestualizzandolo ai tempi moderni, ecco, mettiamo così, dove le puoi incontrare oggi, cosa sono, cosa si può fare. Ci starebbe sicuramente tante ore di approfondimento su quel tema, ma già così è una bella puntata leggera, fa anche un po' sorridere, estiva diciamo, un po' come questa che abbiamo fatto stasera. Infatti ringrazio Pier perché ho sorriso un sacco, come sempre un piacere fare le puntate con te, e diventa sempre difficile poi andare a scegliere un quarto d'ora, 20 minuti massimo per la pillola, perché di cosa che merita ce n'è, però appunto per questo poi tanto ricaricheremo quella anche intera, così sì. Detto questo, allora vuoi aggiungere qualcosa? No. Detto tanto e da metabolizzare, ci rivediamo mercoledì prossimo. Esatto, fateci sapere nei commenti su YouTube, nella taverna su Telegram, nell'apposita stanza che si chiama Relazioni Felici, comunque poi vedremo se cambiargli nome o meno, ma è quella lì. E quindi, detto questo, amici, buona serata, ci vediamo dopo su YouTube. Sigla! Cette di profumo, Colin me l'ha messa nel culo. Aumenta il gas, è colpa di Putin. Se l'Italia perde il mondiale, è colpa di Putin.
giornali, notizie paranormali, per i fragili super mega booster ed occhiali spaziali. In fila col green pass per i liberi razionati, tutti mascherati e un po' spaventati. Nazi, ipocondriaci e alienati, in Europa siamo solo noi quelli allineati. Scoppia la comica, il Papa intercede con gli alieni scesi d'Andromeda. Vorrei non essere nato, vorrei essere più umano, ti prego dammi la mano.